Alessio Schisari è occupato a mandare messaggio alla fidanzata. Prego, Alessio. No, Tiziana, No. non era la fidanzata, era la regia. Ti sento ora, sono qui all'interno dell'ospedale da campo che vi avevamo fatto vedere prima, fatto vedere da fuori Sì. precedentemente. Sono in compagnia di Ciro Verdoliva, che è il direttore generale dell'ASL 1 Napoli Centro. Volevamo farvi vedere intanto un paio di zone di questo ospedale. Questa è addirittura una sala TAC. Sì, è una sala TAC che è a servizio dei 72 posti di terapia intensiva che tra pochi giorni saranno a servizio dei pazienti affetti da Covid. Una sala TAC da 64 slide pro TAC ed è tutta collegata al nostro sistema cloud dell'imaging in modo tale da evitare che i radiologi debbano essere presenti e possano refertare anche da remoto, così da evitare qualsiasi tipo di contatto e qualsiasi tipo di spostamento. No, qui è un cantiere Tiziana, stiamo entrando in uno dei moduli dove verranno messi i pazienti. La struttura modulare è composta da 3 moduli da 24 posti con sottomoduli da 12 posti per complessivi 72. Abbiamo incominciato il 22 di marzo con una piastra di appoggio e tutti gli impianti primari e in sole 36 ore abbiamo incominciato ieri mattina alle 7, finiamo alle 22:30 di sera. Abbiamo montato 108 moduli e praticamente adesso stiamo cablando gli Direttore, impianti praticamente per tempi poter. cinesi, mi pare di poter dire, no? Lì avevamo visto sorgere Tempi l'ospedale in una italiani, settimana. No, no, ma era io ovviamente una direi battuta per tempi dire che siete italiani. stati Sì, molto veloci. assolutamente. Però lei lo sa, no? Che la prima obiezione è rispetto ai numeri che ci sono oggi, e io aggiungo per fortuna in Campania. Non è che per caso l'ospedale arriva e arriva tardi per un'emergenza che per fortuna non è arrivata? Questo non è un ospedale da campo, è una struttura modulare, quindi nel caso, e noi ce l'auguriamo, dovessimo avere la Certo. fortuna di non inaugurare questi 72 posti letto, questi 72 posti letto di terapia intensiva resteranno a servizio della rete dell'emergenza della Regione Campania. Quindi è Quindi, per un'opera esempio, che è stata direttore, realizzata. un'ipotesi, mi perdoni, un'ipotesi potrebbe essere, ad esempio, perché quello invece è un tema ed è un tema anche molto pesante in diverse città italiane, dove mettere i pauci sintomatici, si chiamano così quelli che hanno pochi sintomi o quelli che devono completamente negativizzarsi, che magari escono dall'ospedale, sono guariti, ma sono ancora positivi, no? Spesso questo è un problema, abbiamo visto in molte città italiane. Potrebbero ad esempio essere ospitati lì? Se non arriva Ma l'emergenza, quella brutta che ci auguriamo che non arrivi. Allora, il Presidente De Luca ha messo in campo un piano di attuazione da circa un mese e stiamo aumentando man mano, giorno per giorno, sia i posti di degenza, sia i posti di subintensiva che i posti di terapia intensiva. Questi sono posti di terapia intensiva e dovranno essere utilizzati per questo scopo. Abbiamo tanti altri posti letto, per fortuna ancora vuoti, ma ce ne sono ancora tanti e quindi rispetto allo scenario che attendiamo, ci sentiamo pronti per poter affrontare anche una situazione di Voi emergenza. dite, in ogni caso, meglio aver, diciamo, anticipato l'emergenza che non rischiare di farci trovare impreparati. Ma guardi, io sottolineo una cosa, noi abbiamo anche il Covid. La No, forza della certo. Regione Campania è stata quella di mantenere inalterata la rete di emergenza anche nell'ambito dell'emergenza Covid, perché tutti i pazienti soggetti a reti tempodipendenti, l'infarto, l'ictus, il politrauma maggiore, tutti i pazienti cronici, i pazienti oncologici trovano ancora e speriamo per sempre, perché lo scenario speriamo non diventi uno scenario molto forte, di continuare a mantenere il servizio sanitario regionale per questi pazienti. Grazie Grazie direttore per essere stato con noi e per averci a voi. mostrato questo ospedale che dice il